Appoggio ferrato, 29 dicembre del 44, dai tedeschi, ma anche italiani. Entrano nelle case di frazione Nizza, perquisiscono casa Rossotti. Dapprima Beno non viene riconosciuto, poiché è a letto, coi capelli lunghi, e viene scambiato per una donna. Ma la visita successiva non perdona. La madre, che nel frattempo era uscita di casa per avvisare un'altra madre del pericolo per i figli, al rientro trova un'amara sorpresa. A Ponte Nizza, una distrazione dei nazisti, testimoniata dalla signora Rossi, locandiera, gli permette di fuggire, ma non riesce. La trafila poi è la solita drammatica storia. Barzi, Pavia, Milano e poi Mauthausen, dove passa per le catene. Nel 1974, durante una visita al campo di sterminio, l'allora presidente della provincia, dottor Luigi Panigazzi, ha posto una targa che ne ricorda il sacrificio. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellisci la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, questo è il fiore partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, muoto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. A Rossotti. Sulla piazza non possiamo andare con il cannone. Dovremmo stare sempre sulla strada perché c'è pure il carpano, no? Pure il carpano. Siamo lontani, però alla piazza non ridere, cari in fondo. Venga avanti al primo atto. L'omaggio quindi al prossimo che è Bordone Alberto, poi grazie a Giancarlino e al comune con teniamo sulla sinistra e andiamo dal Toscano che hanno passato sulla strada per molti pezzi. Sempre diritto, eh? Sempre diritto, beh. Ancora nel parcheggio. Dammi un attimo, fate la foto. Thank you.
Allora, Giulia, beh, ha due commenti che sta facendo. Però se tu per caso vuoi anche salire sul palco, lo sai che poi io ho il palco. Però invece se tu vuoi fare cose che neanche più di un'opera te le chiedi, in alcuni casi succede questo, assolutamente, assolutamente. Marco, vai un po' piano. Il treno lui era basso, dobbiamo andare al parco. Pizza. Fanno pure le pizze. Marco? Marco? Sì, sì, ci piace il tema, no? Ci abbiamo anche portata di mano qua. Tieni. Adesso questa giacca, ma no, non ho portato. No, ma io ho tutto dietro. Portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, oh partigiano, unitemi. Se io muoio, o partigiano, unitemi se per 17 agosto 1944. A Ponte Lezza è ucciso il partigiano Mario Alberto Bardone, contadino, nato a Valvinice il 22 settembre 1923, Brigata Crespi. Alcuni partigiani di Casa Ponte sono scesi a Ponte Lezza, fermano un'auto e arrestano tre ufficiali tedeschi fascisti. Inspiegabilmente viene affidato il compito di scortare i prigionieri al solo Mario Alberto. Alcuni raccontano che gli altri risalgono la valle con l'auto. Poche decine di metri i fascisti, disarmandolo, lo uccidono. Il bambino Pino Vivieri racconta: nei miei ricordi è ancora vivo quello di un carro con sopra una bara, seguito dai familiari di Mario Alberto. Mia mamma conosceva le loro parole di raccolto. In seguito i familiari vengono a sapere che uno di quei brigatisti ieri, riconosciuto da altri partigiani, potrebbe ricevere questo castigo. La mamma di Alberto dice ancora. Se il papà di Alberto, Davide, sarà il primo sindaco dopo la liberazione e da lui è dedicata la sezione A. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se venire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Lascerà lì,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 quelle genti che passeranno mi diranno che bel fiore, questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Però detto questo cosa facciamo? Lo andiamo su 2 o 3? No, metti un passo. Ma andiamo su, non stiamo qui a menarci, andiamo. Oh partigiano, tu mi devi seppellire. In uno scontro a poco, i tedeschi uccidono presso la cascina Colombaia, casa Schiavo. Il partigiano Silvano Salvati, brigata 3. Silvano nasce a Firenze il 31 luglio 1920, l'ultimo di 4 fratelli, con una malformazione di una mano che gli impedirebbe i lavori manuali. La famiglia così decide all'unanimità di destinarlo agli studi, non concessi ad altri fratelli, che hanno dovuto contribuire al bilancio familiare fin dopo le elementari. Si diploma alle magistrali finiti e viene assunto 20enne a Milano da un'importante banca che gli permette di iscriversi all'università per conseguire la laurea. Con le sue idee contrarie alla dittatura decide di lasciare tutto per unirsi a coloro che difendevano la patria contro il nazifascismo. Per la sua menomazione e lavoro bancario viene inserito nella brigata Crespi, divisione Agliotta, quale cassiere. Durante il mese di gennaio, quando il rastrellamento iniziato nel novembre del 1944 stava per terminare, i patrioti delle formazioni garibaldine dell'Oltrepò Pavese hanno ricevuto l'ordine di ricostituirsi e il garibaldino Silvano aveva chiesto di abbandonare il posto di cassiere per poter combattere assieme ai compagni in prima linea. Era in Val di Nizza e la sera dell'8 aveva mangiato presso la trattoria Lanzarotti a Casaponte. Il giorno dopo lui ed altri compagni sono sorpresi da una pattuglia tedesca a Casa Schiavo. Mentre i suoi compagni risalgono la collina, Silvano attraversa il Nizza sopra la chiesetta. Viene colpito da armi automatiche, si difende, ma viene finito dai tedeschi. Su montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e sempre dire, là su in montagna, fanno allora più vecchio. Ciao, 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 tutte le genti che passeranno.
di solito lo pulisce lui. Dato che il sindaco ci teneva a dire che ha tagliato lui, bisogna almeno in due o tre gli portiamo due fiori. Silvano, se un giorno è più avanti qua sulla strada, sul ciglio a destra. Aspettiamo in due o tre volontari che ne portano i fiori, che come se fossimo lì. Qua. Che più avanti sulla destra c'è un bel ciclo. Sì, non so dov'è. Non è andato in tasca perché vado. Ti aspettiamo, stanno telefonando per il film a Reggio Emilia, Bologna, Torino. È stato fatto un richiamo forte a questa gente. Se vai dentro, nessuno. Esatto. Io guardo molto da terra, c'è un sacco. Tu rimasto se fallo prendere tu allora. No, aha, vedi. È una storia. Il tempo... Ma arrivano proprio da racconti orali. Il bar Imbarcadero di Casamarchese è stato un po', proprio per Ciro, Carlo Barbieri, è stato anche un punto di ritrovo, dove arrivavano dei personaggi che io ho conosciuto allora ma non ne davo importanza, perché io mangiavo gelato e loro si raccontavano queste storie. Però c'era Italo Pietro, c'era Paolo Murialdi, c'era Ciro, c'era Tino Casali. Insomma, si trovavano lì d'estate, io mi ricordo questi partigiani, oltre quelli locali, che arrivavano da via, e si raccontavano queste cose. Io ero lì ad ascoltarli, non li capivo, perché ero, pensavo tutt'altre cose. Ma però questi racconti mi sono rimasti e li ho ritrovati nei libri. Una premessa, io non sono uno storico. Sono, come diceva Guccino, un eterno studente, mi piace leggere, però in realtà posso avere, e lo dico davvero da profano, ci sono degli errori, che sono un po' la memoria che perdo perché divento anch'io, gli anni passano, e anche perché non ho una ricerca approfondita come uno studioso che lo fa di professione. Io lo faccio per passione, come sapete, e Santino lo sa, e Deborah lo sa, siamo tutti volontari. Ci sono solo pochissimi che sono pagati e sono quelli che si occupano del giornale nazionale giù a Roma. Sono gli unici che hanno un inquadramento anche economico per parte indipendente, perché sennò noi viviamo di passione e spesso e volentieri se ci pagano un caffè siamo già contenti. Allora io ricordo in primis, proprio perché sono qua, due figure che tutti voi, e anche dovuto a Carlo per l'amicizia che ci lega, che sono Ginetto e Lino, che sono fortemente legati a questo territorio. E li ricordo, lo so che magari tocco delle corde sensibili, su al Castello di Oramala, dove tutti gli anni andavamo in qualche modo a... Loro ci raccontavano in maniera anche simpatica, perché aveva avuto la fortuna di vivere in quel momento e sopravvivere. Spesso volentieri cercavano di togliere il dolore. Gigino Panigazzi, Gigino, no? Luigi, ci raccontavano le storie. Questo, il Castello di Oramala è stato anche per me una fonte di ispirazione, perché abbiamo fatto anche lì un video che ho fatto, che si chiama Noi Partigiani dell'Oltrepò, dove tutti i partigiani che io avevo fatto precedentemente, poi mi fermo su questa cosa, un film su Arturo. E Arturo è
Giacomo Bruni di Zavattarello, qualcuno se lo ricorda, un altro che non c'è più, che però è stato l'autista di quegli 11 che dall'Oltrepò Pavese salirono a Dongo. Prima scesero a Milano e poi lui fu uno di quegli 11, in realtà erano 13, ma c'era Mortini, c'era Riccardo, di quegli 11 che salirono a Dongo. Perciò da lì, conoscendolo da bambino, avevo pensato di fare una testimonianza che è quella video. Quando è uscito quel video di Arturo, gli altri partigiani, compreso Lino e Gino, hanno detto, ma noi chi siamo? Allora mi hanno quasi forzato, obbligato, e ci siamo trovati in un bel pomeriggio su al castello di Oramale e abbiamo girato un altro video che si chiama, che trovate sul banchetto, poi oggi lo trovate, così magari date una mano anche alle poche risorse che tutte le sezioni ampi hanno, ma che soprattutto quella di Val di Nizza merita. E lì ci sono questi partigiani che avevo ritrovato, ad esempio c'era, e voglio ricordarla qua, Dina Croci, la famosa staffetta, in realtà non chiamiamole staffette ma ufficiali di collegamento, perché come dicevano loro, giustamente, perché non c'era il telefonino che diceva guarda che arrivano i tedeschi, i mongoli da Zavattarello. C'erano loro che correvano in bicicletta. Dina Croci faceva dal comando divisionale della Crespi di Zavattarello al comando di Milano 80 km, praticamente un giorno 80 e tornare 80, con una bicicletta. E sapete la storia, che allora i copertoni erano, la gomma era introvabile perché non c'erano i copertoni. I fascisti, diciamo questo termine, le biciclette a Milano le sequestravano. La bicicletta è famosa nella resistenza perché era l'unico mezzo che permetteva, e per quello che le sequestravano. Infatti ci sono dei verbali di Milano in cui non fanno degli agguati ai fascisti, fanno degli agguati per rubare le biciclette ai fascisti. Immaginatevi questa cosa. Allora con una bicicletta che pesava 40 kg allora, la Dina Croce, vento, neve, scendeva da Zavattarello, andava al comando divisionale che era il Corso Magenta a Milano, con un sottofondo dove nascondeva i messaggi. E Dina Croce diceva che lei i messaggi non li leggeva, anche se le davano queste veline, perché era su una carta velina, perché diceva così la mangi, e non era un foglio di carta normale. Perciò è un'altra figura che lei raccontava in questo video, dice non ne potevamo più, una bellissima storia. Oltre che Gino, c'era Ginetto, che avete visto, che sentite, che era un'altra figura importante, Carlo Barbieri. Io mi sono segnato un po' di nomi perché poi la mia memoria me li dimentica. Alfredo Pallini, un altro partigiano della nostra zona, il mugnaio, catturato dalle Sicherai fiorentini. Sapete che c'era una polizia speciale che era la Sicherai qua nell'Oltrepò Pavese, che si dichiarava aggregata alle SS, immaginatevi, il comando tra Voghera, il castello di Cicognola, dove c'era un luogo di torture, c'era il pozzo dove buttavano i partigiani. Alfredo Pallini è stato catturato durante il combattimento, nome di battaglia il Mugnaio, portato al castello di Cicognola e torturato. Io l'ho conosciuto quando ero ragazzino ed è un episodio che mi è rimasto impresso. Si è denudato, lui aveva ancora i segni delle nerbate, perché in quel momento aveva la carne marcia, diceva che la sua carne era marcia, dalle torture del castello di Cicognola. Luchino Del Verme, mai no, chi non conosceva il Conte? Una scelta forte, aveva conosciuto i nazisti e il fascismo in Russia, nella campagna di Russia. Lui era ufficiale di artiglieria, o di artiglieria. Cavalleria, Santino. E perciò era tornato dopo l'8 settembre, ma si era chiuso lì a Torre Alberi, aveva detto non faccio più niente, perché aveva capito che cos'era. E qui andiamo sull'attualità della guerra, no? Naturalmente poi è arrivato Italo Pietra, il famoso raduno in un campo di Melega giù a Montebello della Battaglia, in cui poi da lì si mette in moto dopo l'8 settembre tutta la resistenza, e le dicono tu qualcosa devi fare. Lui abbandona
i suoi poteri e diventa un comandante partigiano, un monarchico. Lui era fedele perché era un conte, e però diventa un comandante. E Italo Pietra gli dice: guarda che tu avrai sotto comando in quel momento 400 garibaldini, perciò dichiaratamente comunisti. Lui dice: a me non interessa, a me interessa liberare l'Italia. E diventa un importante comandante con dei vari, poi alla fine vi racconterò l'episodio di Dongo, con dei vari incarichi. Clemente Ferrari, un avvocato pavese, che sale qua e si occupa della sussistenza, dei collegamenti, un'altra figura importante. I fratelli Gino, l'ho detto, Guido Varesi, che è di Broni, Deborah, se lo ricorda, altra figura importante, che ogni volta che raccontava la sua prigionia piangeva. E vedere piangere un uomo di 80 anni prima di morire solo perché ricordava quello che aveva subito e per i compagni che aveva perso. Pensate che questi sopravvissuti, era 1 su 10, gli altri sono morti. Tenete conto che qua c'erano dal 44 al 45 2000 partigiani. Di quei 2600 scesero per primi il 26 aprile a Milano. Le brigate dell'Oltrepò furono i primi partigiani della montagna che scesero a Milano durante l'insurrezione. Giacomo Bruni, ve l'ho detto, Arturo, Italo Pietra,